Bene, sembra funzionare, quindi spero che quest'oggi le registrazioni possano essere poi usufruibili anche in un secondo momento. Incrociamo le dita, sempre a proposito di gesti apotropaici e di perturbanti freudiani di cui abbiamo parlato l'altra volta, il fatto che fondamentalmente, per quanto noi si sia convinti di vivere in un mondo dominato dalla ragione, no, non siamo neanche convinti di questo, ma a questo punto anche il più razionale di noi rischia di essere particolarmente sensibile a alcuni comportamenti di carattere scaramantico, superstizioso, insomma, in qualche modo come se non fossimo mai veramente sicuri del fondamento razionale di ciò che ci accade. L'attenzione a certi eventi, casi, ci riconduce sempre a un fondo, potremmo dire, che è più schopenhaueriano che hegeliano, è più legato all'idea di una volontà irrazionale che non alla pretesa hegeliana di uno sviluppo razionale di ciò che è implicito nell'esistente. L'altro giorno ho cominciato a introdurre il tema della fenomenologia dello spirito, cioè della prima grande opera hegeliana, perché qui molto brevemente riassumo un paio di aspetti, un paio di momenti chiave. Numero uno, la fenomenologia dello spirito termina con il sapere assoluto e quindi in qualche modo è un percorso che la coscienza fa in una molteplicità di sensi. La fa la coscienza intesa come spirito, come Geist, perché nella filosofia di Hegel ritiene che lo spirito, il Geist, sia giunta a consapevolezza, cioè abbia percorso tutta quella strada che doveva percorrere per giungere ad essere consapevole di sé, ad essere trasparente a se stesso. Abbiamo già visto la metafora hegeliana della talpa e la nottola di Minerva e la talpa dello spirito, il fatto che la filosofia intesa come nottola di Minerva, intesa cioè come quell'uccello della sapienza che al termine della giornata ripercorre in volo con lo sguardo dall'alto tutta la strada percorsa in maniera inconscia, cioè aggiungo sempre un punto interrogativo, perché? Perché il termine inconscio per noi ha una valenza troppo specifica e troppo precisa. Diciamo inconsapevole. Diciamo che il lavoro compiuto dalla talpa dello spirito è un lavoro che probabilmente, molto spesso, era motivato in prima istanza da fini altri. E rielabora in maniera assolutamente geniale. E questo tornerà per esempio nella successiva grande opera hegeliana, forse la più grande opera hegeliana, la scienza della logica. Perché dopo aver terminato la fenomenologia dello spirito, dopo aver terminato cioè la ricostruzione del percorso compiuto dallo spirito per giungere al sapere assoluto, Hegel che cosa fa? Visto che è sempre stato un autore decisamente modesto, si impegna a illustrare il sapere assoluto, la scienza della logica. L'ho definita l'impossibile degli impossibili, una delle opere in assoluto più complicate, più dense, più difficili di tutta la storia della filosofia. Opera che costringe Hegel a una speculazione profondissima, una riflessione profondissima, non soltanto sulla sua filosofia, ma anche a un confronto serratissimo con la filosofia antica e moderna. Si confronta veramente in maniera formidabile, per esempio, con la ragion pura di Kant. Scrive la scienza della logica, avendo davanti agli occhi la critica alla ragion pura di Kant, sempre a rimarcare l'importanza che il pensiero di Kant ha e avrà ancora per buona parte dell'Ottocento, anche se a un certo punto sembrerà diventare, fra virgolette, un cane morto, come sembrerà diventare un cane morto Hegel, per citare appunto quel che scrive Marx. Ma in questo momento Kant rimane un riferimento assoluto, un riferimento assoluto. La nottola di Minerva osserva il percorso compiuto dallo spirito
la talpa, lavora in maniera credendo di avere un suo scopo, ma in realtà in qualche modo essendo strumento di una razionalità diversa, diciamo pure una razionalità più alta, per usare anche qui espressioni hegeliane, una razionalità cioè che fa sì che la razionalità magari strumentale, magari più immediata, del lavoro oscuro della talpa, sia utile a qualcos'altro. Vi faccio un esempio non hegeliano, per provare a chiarire l'idea e per spiegare come questo fosse un tema molto presente nel dibattito, non solo nel dibattito dell'età di Hegel, ma tutt'oggi, lo vedrete immediatamente. Faccio anzi due esempi molto diversi. Uno di quello che fu definito, tra le altre cose, uno degli uomini più malvagi del secolo, Boraccio, cioè, giusto perché aveva un nome che evocava il diavolo, Bernard Mandeville. Bernard Mandeville, autore della favola delle api. Quando scrisse la favola delle api, immediatamente fu fatto oggetto di una serie di critiche ferocissime. Tra le cose più gentili che gli venivano dette, ah, tu sei il classico miscredente, ateo, materialista, libertino, eccetera, eccetera. Lo dice il tuo stesso nome, Mandeville significa man of devil. Quindi uomo diabolico, uomo del diavolo. Questa era la... Come dire che i giochi di parole facili sono sempre piaciuti molto nella pubblicistica. Qual è la tesi essenziale per chi di voi ne ha mai incrociato? Questo è un autore molto importante, anche nell'ambito della filosofia morale, oltre che dell'economia politica, della favola delle api di Mandeville. È una favola, per cominciare. Ovvero Mandeville scrive un apologo, un discorso morale. Potremmo dire che da questo punto di vista somiglia più alla Fontaine che non a un Adam Smith, ad esempio, l'altro grande studioso di economia politica, degli albori di economia politica. Ma che cosa dice Mandeville in questa favola? Immagina un alveare ricco, potente, numeroso, in cui però le api si lamentassero continuamente del fatto che erano viziose e pregavano, continuavano a pregare Zeus, Giove, meglio, di liberarli dai vizi, perché era una società appestata dal peccato e dal vizio. Prega oggi, prega domani, Giove a un certo punto si stanca, dice, sapete che non vi sopporto più, d'accordo, libero il vostro alveare dai vizi, diventerete tutte virtuose. E improvvisamente, dice Mandeville, la società, questo alveare, crolla. Perché? Perché erano i vizi a tenere in piedi, paradossalmente, la società delle api. Perché se prendiamo il modello epicureo, per essere felice mi basta un tozzo di pane e un bicchiere d'acqua e non ho bisogno di altro, beh, tutti i produttori di vino vanno in rovina. Se per mangiare Diogene, grande filosofo greco, che viveva in una botte, che vestiva di stracci, che mangiava e beveva usando una sola ciotola, Diogene un giorno vede un bambino che beve l'acqua usando il palmo della mano, guarda con espressione sdegnata la sua ciotola, la butta via dicendo: non sia mai che io, che sono il filosofo, debba imparare cos'è la sobrietà da un bambino. Quindi figuriamo, non ho neanche bisogno di una ciotola, ma se tutti quanti per nutrirci, senza arrivare ai casi del bambino, ci accontentiamo di una sola ciotola, tutti i produttori di stoviglie vanno in rovina. Cioè, ciò che definiamo moralmente, la tesi mandevilliana è una tesi molto sottile. Non possiamo utilizzare il linguaggio della morale per valutare il linguaggio della politica, dell'economia e della vita sociale. Sono ambiti differenti. Se volete, in qualche modo, Mandeville era uno schietto erede di Machiavelli, che non significa legittimare il crimine, è tutt'altra cosa. Significa utilizzare codici differenti. Bene, da un punto di vista hegeliano,
L'alveare è un classico esempio, noi diremmo oggi, di eterogenesi dei fili. Io mi comporto in un certo modo credendo di perseguire un determinato fine, in realtà io stesso sono strumento di un fine più alto. Io voglio in tutti i modi essere soddisfatto dal punto di vista dei miei vizi principali, quindi continuerò ad accumulare, anche se, fra virgolette, non mi servono tutte le edizioni dei libri di Agatha Christie che incontro, perché 10 piccoli indiani, sempre la stessa cosa, una volta che c'era in inglese, nelle varie traduzioni, perché devo avere tutte le edizioni? Patologia. Le voglio. Mi serve? No, ma le posseggo. Seneca diceva, non occorre una biblioteca troppo fornita, ma di libri buoni. Dietro a qualsiasi bibliomane che non occorre la biblioteca troppo fornita, per quanti libri uno abbia, mi manca sempre quel libro. Va bene, è un vizio? Sì. Ma questo comporta che ci sono dei librai che vivono grazie a noi bibliomani, ci sono le case editrici, eccetera, eccetera. Se io smettessi di bere caffè, probabilmente una parte consistente della produzione di caffè del sud Italia andrebbe in crisi. È un vizio? Sì. Eccetera, eccetera, eccetera. Pensate, fate lo stesso ragionamento per qualsiasi cosa. Ciò che Mandel suggerisce, cioè, è che la costruzione della nostra società è fondata su quello che, in maniera sbagliata, noi definiamo superfluo. Perché superfluo è non necessario. Ed è vero che noi viviamo del superfluo, ma è altresì vero che questo superfluo non è semplicemente il risultato, potremmo dire, di un comportamento dettato dalla follia, dal vizio, dalla vanità e così via, cioè da tutte quelle categorie morali che derivano anzitutto dal pensiero religioso, ma non solo. Pensiamo di nuovo a tutta la grande filosofia greca, tutta la grande filosofia stoica, epicurea, cinica, sul controllo di sé, quello che Foucault anche analizzerà con la cura di sé. Cos'è che per un filosofo stoico definisce davvero la statura filosofica di un individuo? La sua capacità di essere indipendente, autonomo, libero, ma libero da che cosa? Da tutto. Libero da, e allora libero da e libero di, in realtà questa è una distinzione molto più contemporanea. È una cosa che da Benjamin Constant in poi, nell'Ottocento, diventerà rilevante. In quel caso questa distinzione non c'era. La principale libertà a cui aspirava il filosofo stoico, per la parte che ci interessa adesso, qual è? È quella di non essere dipendente da nessuno. Ovvero, certo che io dipendo, molto banalmente, devo nutrirmi per vivere. Ma per nutrirmi, in questo epicurismo e stoicismo sono curiosamente prossimi, non ho bisogno dei piatti più prelibati, cucinati, il ristorante migliore, eccetera, eccetera, eccetera. Anche una persona che non sa cucinare, come sottoscritto, si nutre adeguatamente. Basta, fra virgolette, essere consapevoli di ciò di cui si ha bisogno. Infatti, la questione stoica per eccellenza, Seneca, nella lettera a Lucilio, in più occasioni, affrontando quello che poi diventa, che è uno dei temi, dei grandi temi della filosofia morale, non soltanto antica, ma anche moderna e contemporanea, di fronte alle riflessioni di coloro i quali dicevano: no, io la mia vita è terribile, sto soffrendo, non la sopporto più, eccetera, eccetera, diceva: non, se davvero non sopporti più la tua vita, è in tua e nelle tue facoltà uscirne quando vuoi. È tua l'ultima parola sulla tua vita. Se decido di mettermi contro Nerone, so benissimo che fine faccio. Ci vuole poi molto. La famosa questione, che è ridicola, ma fino a un certo punto, il saggio è felice anche dentro, sotto tortura, nel toro di Falerio, non intende dire che
non avverte il dolore, ma è consapevole che ciò che avviene è risultato non soltanto della necessità razionale del tutto, ma di sue libere scelte, perché egli ha voluto perseguire un ideale che l'ha portato in conflitto con. Allora, tutta questa grande tradizione morale Mendel la mette in discussione. Dice, ma perché questa esaltazione della virtù morale in contesti in cui non ha senso parlare di virtù morale? In cui semplicemente stiamo parlando invece di meccanismi di funzionamento di una società. È ovvio che Mendel in questo, insomma, molto chiaro, è anche figlio di una trasformazione radicale della società come si sta avvenendo nel Settecento. E Mendel ne era consapevole. L'eterogenesi dei fini funzionava in questo modo. L'eterogenesi dei fini era quello che, altro esempio di autore molto diverso, per quanto contemporaneo, Giambattista Vico, già avuto modo di accennare. Vico, nella Scienza Nuova, voi lo sapete, una scienza un'opera complessa, molto bella, molto complessa sia dal punto di vista architettonico, cioè della costruzione, sia dal punto di vista dell'argomentazione, sia dal punto di vista sintattico e semantico. La prosa vichiana è una prosa difficile, probabilmente. Era una prosa volutamente difficile perché serviva ad ingannare i censori ecclesiastici di Napoli. Hanno ritrovato una nota a margine di Vico in cui annotava un suo periodare particolarmente contorto in cui diceva una cosa tipo: qui si sente l'odore del censore. Sai, qui ho dovuto fare una cosa molto complicata, che a un certo punto il censore si stancava e diceva: vabbè, andiamo avanti perché mi perdo, non capisco bene cosa vuole dire. In parte è proprio lo stile della lingua italiana di quegli anni. Vico, nella Scienza Nuova, lo sapete, teorizza le famigerate tre età degli dèi, degli eroi e degli uomini. L'età degli dèi nasce come? Vico pretende. Ho già detto l'altro giorno che Hegel non era un filosofo contrattualista. Cioè le sue analisi sull'origine della società non fanno mai riferimento alla teoria contrattualista, allo stato di natura e così via. In tutta l'età moderna mi vengono in mente essenzialmente due filosofi precedenti ad Hegel, non contrattualisti, perché l'idea del contratto è un'idea che domina totalmente la filosofia, non soltanto politica, dell'età moderna. Dalla seconda metà del Cinquecento fino alla fine del Settecento, fino a Kant. Non soltanto Hobbes, Locke, Spinoza, Rousseau, pensate, il contratto sociale, più chiaro di così. Ma anche altri autori minori, fra virgolette, difendono quest'idea di un accordo razionale tra gli uomini. Mi vengono in mente solo due grandi filosofi che non sono contrattualisti. Uno è Vico, l'altro è Montesquieu, che sono anche molto prossimi cronologicamente, anzi, ormai è certo che Montesquieu aveva letto alcune opere di Vico, quindi ne aveva una qualche conoscenza. Bene, nella prima età, nell'età degli dèi, Vico immagina, ricostruisce a modo suo, l'origine delle società gentili. Lui evita di parlare degli ebrei perché avrebbe comportato problemi dal punto di vista teologico, quindi non ne parla. Prende come punto di partenza della storia che lui vuole ricostruire il diluvio universale, perché anche quello è un tema piuttosto delicato, ma lo mette sullo sfondo. Il diluvio universale lo si dà per assodato, c'è stato, si comincia da lì, e quindi si comincia da un momento in cui i pochi uomini sopravvissuti, questo era un tema che risaliva per esempio anche a Lucrezio, anche a Epicuro, anche in realtà a Tucidide,
La storia del mondo è una storia in cui successive catastrofi naturali hanno più volte portato il genere umano quasi all'estinzione. A sopravvivere erano per lo più i montanari, coloro che vivevano in alta montagna e che erano anche più ignoranti. E quindi il percorso compiuto dalla società umana era più o meno quello destinato a ripetersi. Cioè si ricostruiva volta per volta. Vico riprende questa metafora, questa immagine, la gestisce a modo suo e immagina che successivamente al diluvio universale gli uomini fossero regrediti a uno stato ferino, quindi si comportassero nemmeno come gli altri animali. Più o meno quello che sembra dire un autore come Hobbes, più o meno quello che sembrerà dire un autore come Rousseau. Non è proprio la stessa cosa, il mico non è presente l'idea di razionalità in questo momento. Gli uomini sono dei bestioni, li chiamava così, lo stato ferino. Bene, cos'è che appartiene all'istinto animale esattamente come all'istinto umano? Il desiderio di riprodursi. E quindi mico immagina che i bestioni cercassero le bestione per propagare la propria specie in maniera istintuale. Se non che in un giorno fatidico, il bestione, ma proprio in scena da cartone animato, il bestione che corre dietro la bestiona, un fulmine squarcia i cieli e l'uomo si ferma terrorizzato, perché è un fenomeno che non aveva, lui dice, da una spiegazione finto fisica. In seguito al diluvio universale sono passati moltissimi anni prima che l'aria si asciugasse sufficientemente, però a questo punto, quando l'aria si asciuga sufficientemente, ci sono alcuni fenomeni atmosferici nuovi come il fulmine. L'uomo vede questo fenomeno atmosferico e che cosa fa? La prima cosa che fa, gli dà un nome, Zeus. Ovviamente Vico fa cominciare tutto quanto, prende come società per eccellenza dell'inizio quella greca. Ora, che significa dare un nome a un fenomeno atmosferico? Che significa dare un nome? Vico, questa è una mente sottile. Significa utilizzare uno strumento di cui non si è ancora consapevoli, perché fino a quel momento i bestioni usavano i versi per definire qualcosa. In un certo senso, in un colpo solo, dice Vico, il bestione che cosa fa? Inventa una lingua, inventa una teologia, perché Zeus è un essere superiore, e deduce un comportamento. Per quale motivo la divinità, diciamo noi, Zeus, si manifesta con un aspetto così terrificante, quando fino a poco fa era tranquillo. Che cosa stavo facendo io di sbagliato? Ah, stavo inseguendo una bestiona. Beh, ma questa è una cosa che è normale, rientra nell'ordine delle cose. Forse però gli dà fastidio che lo faccio davanti a lui. Morale, rapisco la bestiona, la porto in un luogo riparato e invece che, tra virgolette, correre dietro indiscretamente a tutte le bestie, la tengo lì. Dice Vico, obiettivo immediato, puro soddisfacimento dei bisogni naturali, eterogenesi dei fini, nasce la famiglia. È così che nasce, è così che funziona la latenza della razionalità all'interno di comportamenti apparentemente non razionali, apparentemente non motivati. Questo tema dell'eterogenesi dei fini in Hegel diventerà ancora più rilevante. Abbiamo visto fondamentalmente la fenomenologia dello spirito è il diventare consapevoli da parte del Geist, dello spirito, durante il suo percorso di conoscenza di sé, del fatto che tutta una serie di passaggi che credeva fossero motivati da istanze, bisogni, eccetera, eccetera, in realtà erano, attenzione, non falsi tentativi, non passi falsi,
ma erano step necessari per acquistare consapevolezza. Io credevo di volere questa cosa, una volta conquistata mi sono reso conto che questa cosa non era quello che, ma in realtà mi serviva per. E si giunge appunto poi nella scienza della logica, questo è solo un accenno perché altrimenti qui ci vorrebbe probabilmente non un corso, ma più anni di corsi soltanto per il capitolo dedicato alla teleologia della scienza della logica. Perché ciò che Hegel fa durante nel percorso della fenomenologia dello spirito e poi esplicitamente nella scienza della logica è riprendere un grande tema della filosofia moderna, non solo moderna, ma teniamoci a quello, che era quello del finalismo. Allora, che cos'è il finalismo? La teleologia. È quella prospettiva filosofica, scientifica, teologica, secondo la quale il movimento inteso nel senso più vasto del termine, quindi non solo il movimento locale, ma il mutamento, la metamorfosi, quella che noi oggi chiamiamo evoluzione, non è il risultato di eventi casuali, né è il semplice risultato di connessioni causali dal punto di vista della causa efficiente. La causa efficiente è quella che fa sì che se io vengo investito da un'auto, beh, il mio corpo fa un determinato tipo di movimento. Se io colpisco con un miglio, uno spigolo di un mobile, che succede? Che il mignolo mi procura molto, avverto molto dolore perché rischio la frattura, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, è la causa classica della fisica. Questo fin dai tempi di Aristotele, ma a maggior ragione in un'epoca post-newtoniana. La causa finale, meglio, la causa che Kant aveva, torniamo alla critica della ragion pura, aveva eliminato dall'ambito della conoscenza. Nelle antinomie, cioè in quella parte della dialettica trascendentale di Kant, ricordo, la dialettica trascendentale fa parte della dottrina degli elementi, ripeto, perdonatemi, un po' un mantra, ma a volte i mantra servono. La critica della ragion pura si distingue dalla dottrina degli elementi e dalla dottrina del metodo. La dottrina degli elementi a sua volta si distingue in estetica e logica, la logica a sua volta in analitica e dialettica. Nella dialettica trascendentale troviamo la psicologia razionale, ovvero gli argomenti che Kant smonta, dissolve, che tendono a dimostrare l'immortalità dell'anima, e Kant dice non è possibile dimostrare per via di ragione che l'anima sia immortale. Che non significa affermare che l'anima è mortale, significa dire che io non posso dimostrare per via di ragione l'immortalità dell'anima. La cosmologia razionale, in cui Kant affronta una serie di questioni, il mondo è finito oppure è infinito? La materia è divisibile all'infinito oppure si giunge a un nucleo ultimo, l'atomo, l'atomo di Democrito, di Epicuro, di Lucrezio, anche di Boyle fondamentalmente, di Robert Boyle, dell'età moderna, di Gassendi, non di Cartesio. Per esempio, Descartes non è un atomista, Bacone sì, anche se la soluzione era un po' ambigua. Cioè, o c'è un punto oltre il quale la materia non si può ulteriormente scindere? È possibile nell'universo una causa libera o è tutto deterministicamente causato? Infine, l'universo è appeso a una catena di cause sul modello della causa efficiente
o è finalisticamente orientato? Tanto nelle antinomie le espone anche graficamente. Se prendete la ragion pura e andate in questa sezione, guardate perché ha una, posso dire, un'idea tanto ovvia quanto a suo modo geniale. Tesi e antitesi vengono esposte una accanto all'altra, nel senso che sulla pagina sinistra trovate una tesi, sulla pagina destra trovate il suo opposto. Quindi sulla pagina sinistra trovate la tesi che sostiene la divisibilità all'infinito della materia, sulla pagina destra la sua negazione. E Kant dice, comunque siamo in una situazione di indecidibilità. Voi ben sapete, voi sapete come qualche anno dopo, 1781, ragion pura, 87, seconda edizione della ragion pura, 88, ragion pratica, 1790, critica della facoltà di giudicare, che in italiano è stata resa in una prima traduzione italiana completa come critica del giudizio. Non sto qui adesso a dire tutto il perché e il per come questa traduzione non va bene, ma di fatto è diventato in qualche modo un'espressione comune. Noi, tant'è vero che quando dobbiamo spiegare Kant, ogni volta siamo costretti a dire critica della facoltà di giudicare, conosciuta anche come critica del giudizio. Bene, nella critica del giudizio, lo dico per amor di sintesi, voi sapete che Kant analizza due specifiche forme del giudizio, non quelle presenti nella critica della ragion pura. Nella critica della ragion pura, le forme del giudizio che interessano a Kant sono due. Giudizio analitico e giudizio sintetico. Ne ho già parlato l'altra volta. Il giudizio analitico è quel giudizio nel quale il predicato si limita ad esplicitare ciò che è presente nel concetto del soggetto. Tutti i corpi sono estesi, dice Kant. No, perché? Perché è come se volessi dire, se prendete il dizionario, alla parola corpo trovate una cosa tipo corpo è un ente che occupa uno spazio. Non si può dare il caso di un corpo inesteso. Se volete un esempio meno kantiano, più rasseliano, le tautologie, tutti gli scapoli sono uomini non sposati. Non si può mai dare il caso di uno scapolo sposato, perché dal dizionario scapolo è uomo non sposato. Il giudizio sintetico, diceva Kant, è il giudizio in cui invece un predicato aggiunge un qualcosa, una qualità, una proprietà al soggetto. Tutti i corpi sono pesanti, l'esempio kantiano. Cioè, mentre il giudizio analitico è sempre vero, proprio perché è tautologico, cioè non può essere diversamente. Il giudizio sintetico può essere vero come può essere falso. Nel caso di tutti i corpi sono pesanti, è vero, è sempre vero, ma lo è non sulla base di una legge logica, ma di una conoscenza del mondo esterno. Potremmo dire un altro esempio: il giudizio sintetico è, l'abbiamo già detto l'altra volta, tutti gli scapoli sono più bassi di 1,90 m. Può essere vero o falso? Devo verificare, andare a vedere quanti sono gli scapoli del mondo, e anche lì è tutt'altro che banale, perché per esempio un bambino di 8 anni è scapolo, sì, quindi bisogna conteggiarli o no. Una volta definito l'ambito, posso dire sì, è vero, no, non è vero, ma nella parola scapolo non trovate quella specifica caratteristica. Nella critica della facoltà di giudicare, nella critica del giudizio, Kant compie, non so, ci torneremo poi, quindi per in questo momento metto fra parentesi la distinzione tra giudizio sintetico a priori e giudizio sintetico a posteriori, che è centrale in Kant, ma su questo torneremo in un altro momento. Nella critica del giudizio, Kant affronta due altre forme del giudizio che sono particolarmente problematiche. Una investe il giudizio estetico, ovvero la domanda che si pone Kant e che pone Kant è: quali sono i criteri che vorrebbero avere una valenza universale e necessaria, che fanno sì che tutti quanti noi siamo, dovremmo
concordare a proposito, per esempio, della bellezza di un'opera, di una persona, di un evento. E come mai non è possibile mai giungere a quell'universalità e necessità a cui invece giungono i giudizi morali? È la ragion pura, no, perdono, è la ragion pratica. L'imperativo categorico, nella sua formalità, è universale e necessario. L'appello alla ragione, si noti, alla ragione, non al sentimento, dell'imperativo categorico, si presenta nell'assoluta necessità ed universalità, che noi poi traduciamo dal punto di vista della comprensione nei termini, per esempio, universalizzanti che fa Kant, come dire, ma allora come faccio a decidere se questo è un comportamento immorale o no? Tu universalizzalo e se entri in contraddizione ti rendi conto che è un comportamento sbagliato, dice Kant. Se rubare fosse lecito, se questo diventasse un principio, una massima universale, tutti quanti sono legittimati a rubare continuamente, verrebbe meno l'idea stessa di proprietà privata e quindi questo invaliderebbe la cosa, il che è assurdo e quindi rubare non è lecito. Risposta di Hegel di qualche tempo, qualche anno dopo. E perché una società senza proprietà privata dovrebbe essere assurda? Ecco il passaggio che fa Hegel. Perché noi assumiamo come corrispondente a ragione, sul modello kantiano, ciò che è soltanto un momento di uno sviluppo di un percorso storico? Si può benissimo pensare, si può immaginare una società in cui la proprietà privata non è presente. Anzi, poi studi successivi mostreranno come le varie forme della proprietà pubblica e privata siano molto più complesse di quella a cui pensava ovviamente Kant. Kant non aveva quell'interesse, ma era questo il punto. Allora, perché non è possibile un giudizio estetico che ha quella valenza? Essenzialmente, anche qui molto banalmente, io posso essere convinto che il regista più grande di tutti i tempi è Akira Kurosawa. E magari non siete d'accordo. Non perché Kurosawa non sia stato un grandissimo regista, ma perché qualcuno di voi può preferire Kubrick, qualcun altro può preferire Tarantino, qualcun altro può preferire Fellini e possiamo tutti portare argomenti, alcuni dei quali possono essere razionalmente presentati. Possiamo discutere sull'aspetto formale, ma altri aspetti invece fanno riferimento a un qualcosa, il gusto, che non è né di per sé irrazionale, totalmente soggettivo, tanto è vero che tendenzialmente all'interno di un determinato contesto, una determinata società, moltissimi di noi propendono per apprezzare determinate opere, più chi meno. Moltissimi di noi, se non la quasi totalità di noi, di fronte a una determinata opera d'arte, la valuta come un'opera importante, che non è, di nuovo non è necessario dire che sia bello nel senso canonico, cioè le opere di Francis Bacon, non il filosofo, il pittore, che si diverte, si fa per dire, a riprendere per esempio quadri di Velázquez e a rovesciarli sul versante mostruoso, non sono belli dal punto di vista della bellezza che posso trovare in Botticelli, ma sono belli nel senso che, direbbe Kant, probabilmente in questo forse al sublime, qualcosa che mi sconvolge, ma sconvolgendomi mette in discussione la mia stessa ragione, cioè mi costringe a confrontarmi con qualcosa che sembra andare oltre
la mia capacità razionale. Si noti che Hegel dedicherà alcuni anni della sua vita a dei corsi di estetica che poi verranno pubblicati con volumi di estetica di grande rilevanza. Una delle tante differenze tra Kant ed Hegel, qual è? Detto in maniera anche un po' banale. Se voi andate a guardare gli esempi che fa Kant, voi vi renderete ben presto conto che Kant aveva una buona conoscenza e anche un ottimo gusto in fatto di romanzi contemporanei. A Kant c'era Defoe, ad esempio. Apprezzava moltissimo Defoe e aveva ragione. E attenzione che all'epoca Defoe non era considerato come lo consideriamo oggi un classico indiscutibile, cioè tutt'altro. Di poesia non capiva un granché. Antica e moderna, andava sui classici, Orazio, lo citavano tutti, Orazio gli piaceva e così via. Hegel invece aveva una profondissima conoscenza della letteratura antica e contemporanea, dell'arte anche, e aveva spesso una qualità di giudizio impressionante. Quello che Hegel scrive a proposito, vedremo, se pure accenni, dell'Antigone e Sofocle. Quello che Hegel ha scritto dell'ipote di Ramon, la fenomenologia dello spirito di Diderot, quello che Hegel scrive a proposito di Shakespeare è sempre di una pregnanza concettuale, di una finezza di analisi straordinaria. Questo vuol dire che l'estetica di Kant è inferiore a quella di Hegel? No, sono questioni diverse. Ma per dire come Hegel abbia continuato a interrogarsi su questioni poste da Kant. La seconda parte della critica del giudizio è dedicata alla critica del giudizio teleologico. Che cos'è il giudizio teleologico? Kant ha di fatto negato, nella ragion pura, il finalismo. La conoscenza del mondo fenomenico è una conoscenza che si fonda sulla fisica newtoniana, quello è il modello. Quindi il finalismo non è contemplato all'interno della filosofia della natura kantiana. Ma nella critica del giudizio, il problema del giudizio teleologico si ripropone e si riproporrà ancora negli ultimi anni kantiani in quella che viene conosciuta come opus postumum. Anche qui potremmo dire, metodologicamente quasi, l'opus postumum non è un'opera. Lo sappiamo, il titolo stesso lo dice, è una raccolta di scritti, una raccolta di pagine che probabilmente, che no, che sicuramente non sono compiute, che sembrano in qualche modo gli appunti preparatori a un'opera che Kant avrebbe voluto scrivere, ma di cui probabilmente non aveva ancora colto, fra virgolette, il nucleo intorno a cui costruirla. Quindi sono appunti che sono estremamente interessanti per vedere quali erano le direzioni che Kant sembrava voler esplorare per risolvere il problema posto, che qui semplifica in maniera un po' drastica, la relazione tra il giudizio estetico e teleologico da una parte e la conoscenza del mondo fenomenico dall'altra, ovvero come è possibile davvero pensare la libertà e la necessità insieme. Perché nella ragion pura il mondo è, dal punto di vista della conoscenza, lo sappiamo, deterministicamente ordinato. Altrimenti il mondo sarebbe preda al caos. Nella ragion pratica però si afferma che l'uomo è libero. Lo si afferma. La libertà morale, che è una libertà di comportamento, è un dato. L'esempio kantiano è orrido. Kant non sa fare gli esempi. Hegel sì, Kant no. Tanto è vero che dice nella ragion pratica, immaginiamo un uomo che non sappia resistere ai richiami della carne e che quindi per quanto lo si esorti a non lasciarsi trascinare, questi risponde prendermente, no, guarda, io non ce la faccio, è più forte di me. Immaginiamo che gli si dica, guarda, vedi quel patibolo? È posto proprio davanti a casa della donna che tu vuoi fosse sia tua. Se non resiste ai richiami della carne, sappi che domattina ti impicchiamo. Vedrai come imprigionamento se l'uomo è capace di resistere ai richiami della carne. Non è un granché come esempio.
Non è un granché come esempio, e oltretutto è soggetto a una serie di controindicazioni dal punto di vista argomentativo non male. Ma a cosa serviva accanto? A spiegare come in realtà il non sono capace di resistere è falso. La libertà morale è assoluta. In questo Kant è curiosamente vicino a Cartesio. Nell'articolo 50, credo di ricordare, di Passione dell'anima, l'ultima opera di Descartes, Descartes dice molto chiaramente: non esiste anima tanto debole da non poter avere un dominio assoluto sulle passioni. Non è una formula di poco conto. Dominio assoluto vuol dire che chiunque, non esiste anima tanto debole, è capace di dominare totalmente le proprie passioni. Spinoza, per esempio, non sarà d'accordo. Lo stesso Kant problematizzerà parecchio la questione della sua antropologia pragmatica quando affronterà la famosa questione del legno storto dell'umanità e così via. Però anche Kant, come Descartes, in qualche modo fa riferimento a questa libertà assoluta che ha l'uomo. Come conciliare questi due aspetti, il tentativo elaborato dalla critica del giudizio e il tentativo su cui poi continuerà lo spostumo? È possibile pensare la finalità nel mondo naturale? Che significa poi farsi questa domanda, che era una domanda che si poneva già Aristotele. L'altra volta dicevo perché da uomo e non nasce mai cavallo, perché da cavallo nasce cavallo e non nasce capra e così via. Perché gli organismi viventi si sviluppano come se avessero un qualche fine a cui tendere? Perché osservando lo sviluppo dei semi noi vediamo che è come se obbedissero a una qualche ragione intrinseca che li spinge in quella direzione e non crescono per semplice giustapposizione delle parti. Non crescono per semplice somma, ma obbediscono a una razionalità interna. Questo era il problema con cui faceva i conti Kant. Questo è un tema su cui Hegel continuerà a riflettere, che appunto, nell'acquisizione della teleologia della scienza della logica, diventerà un formidabile strumento di riflessione in ambito speculativo per illustrare i movimenti e i sommovimenti della società contemporanea. Qual è il punto di forza di Hegel? E poi torneremo alla fenomenologia da questo punto di vista, per come però, per esempio, nella scienza della logica diventa esplicito. I processi che governano le società umane non sono processi irrazionali. Non sono processi che obbediscono semplicemente alla legge della potenza, alla legge, come diceva Spinoza, alla legge della forza o alle leggi che governano casualmente le cose, ma sono processi che si realizzano seguendo una specifica razionalità latente interna che punta a svilupparsi del tutto, che non significa, attenzione, questa è la genialità hegeliana, che c'è una ragione esterna, una provvidenza esterna che guida i processi storici. Significa che ciò che noi vediamo come processo storico è il realizzarsi, nel senso di diventare realtà effettuale, di una razionalità latente non ancora esplicatasi. Per esempio, che abbiamo già fatto, dal seme si sviluppa prima l'albero o comunque la pianta e poi soprattutto il frutto. E qual è il compito del frutto? Quello di ricominciare quel processo e di ripartire, quindi in qualche modo mantenere in vita, fra virgolette, non l'individuo,
ma quella che noi chiamiamo la specie. Obiettivo del seme non è solo, potremmo dire, diventare un albero, ma far sì che la specie di quell'albero viva, se non in eterno, il più a lungo possibile. Il singolo albero può morire, ma avrà a sua volta dato vita a un bosco, numerosi alberi e così via. Ecco la razionalità eterna. Va bene, fermiamoci un attimo e riprendiamo fra 10 minuti.